Rieccoci ancora insieme, parliamo del processo CRAC Banca Popolare di Vicenza, giornata di riascolto dei testi e prossima udienza martedì prossimo, nuovamente in aula Bunker a Mestre. Terza udienza vicentina per il crack della Popolare Veneta BPV. Quella di stamani a Palazzo di Giustizia è stata una delle due sessioni previste di riascolto dei testi che già nei mesi scorsi sono stati sentiti e che per effetto delle dimissioni del giudice Miazzi sono stati richiamati alla sbarra. Una seduta veloce dove praticamente i soggetti chiamati hanno confermato quanto già dichiarato in precedenza. Una prassi che potrebbe variare quando tornerà a sedersi Francesco Iorio, ex amministratore delegato di Banca Popolare di Vicenza dal 2015. Voci insistenti vorrebbero una sua nuova testimonianza su quanto sentito e visto durante il suo mandato. Intanto la Corte tornerà a riunirsi di nuovo in aula Bunker a Mestre martedì prossimo 16 luglio, poi il break estivo per ritrovarsi in tribunale a Vicenza il 14 settembre per la seconda udienza di riascolto dei testi e in quella data si saprà anche se il processo tornerà definitivamente in terra vicentina. E arriverà intanto il 6 ottobre prossimo il nuovo vescovo di Treviso. Abbiamo chiesto ai trevigiani quali sono le loro aspettative, scoprendo che tra molti trevigiani un po' la fede vacilla. Il 6 di ottobre arriva il nuovo vescovo a Treviso. Lei cosa si aspetta? Tante cose e niente. Io non mi sono mai aspettata niente da nessun vescovo, mi spiace. Una volta che avevo i putei piccoli andavo anche spesso, dicevo, ultimamente altre robe da fare. Tanto lavoro da fare, quello che si prospetta per Monsignor Michele Tomasi, che il 6 ottobre entrerà in diocesi come nuovo vescovo di Treviso. È una persona seria, meno ho visto l'articolo che c'è sul giornale. Ma lei cosa si aspetta, insomma, che cosa faccia? Non lo so. Indifferenza all'avvicendamento pare essere il sentimento prevalente tra i trevigiani. Non si aspetta però. Niente. No, non si aspetta. No, perché non saprei cosa dite in merito. Non lo so. Non voglio dare giudizi perché non. Neanche aspettative. Indifferenza, insomma. Sì, sì. Suora, buongiorno. Sì, nuovo vescovo di Treviso. Aspetta che io conoscendo. Chi non ci conosce si può dire niente, dai. E a cosa pensa? Faccio come che fai io. Cosa si aspetta su questo vescovo? Spero che si vada bene, insomma. Cosa si aspetta? Io niente, perché non vado in chiesa. Poi c'è chi comunque un messaggio alla nuova guida della diocesi trevigiana lo lancia chiaro e per certi versi critico. Che faccia il suo dovere, che sia bravo. Cosa dovrebbe fare per le famiglie? Cercare di raggruppare un po' su tutte le parrocchie anche e portare un po' più i giovani in chiesa. Commenti per un campione che evidenzia una forte disaffezione verso la chiesa e non a caso dall'ultimo intervistato arriva un appello forte e non solo per il nuovo vescovo. È un argomento serio. E ora bisognerebbe che si cominciasse veramente a mettersi le mani sul cuore anche lì. E adesso sull'altopiano, perché le malghe sono in allarme, i lupi colpiscono ancora il nostro servizio. La battaglia tra allevatori e istituzioni sulla questione lupo arriva nuovamente in Parlamento. L'onorevole Silvia Covolo ha depositato un'interrogazione a risposta orale al ministro dell'Ambiente Sergio Costa chiedendo se intende attivare tempestivamente misure efficaci per rendere compatibile la presenza del lupo con le attività umane esercitate in ambienti particolari come quello dell'ecosistema malga e dell'alpeggio. L'interrogazione giunge pochi giorni dopo la protesta per la proposta in discussione in commissione parlamentare di cancellazione dell'articolo 19 della legge 157-92 in materia di protezione della fauna selvatica, togliendo di fatto la competenza sul controllo della fauna, quindi anche del lupo, alle amministrazioni provinciali e lasciandola solo al Ministero. E quindi insomma c'è molto dibattito anche, abbiamo sentito, a Roma. Adesso però voltiamo pagina, parliamo del piccolo Joe, perché ci sono delle notizie che arrivano direttamente fresche anche oggi dalla Florida, perché proprio oggi il piccolo viene dimesso dall'ospedale. Ed eccolo il piccolo Joe pronto per essere dimesso oggi con il papà Bruno e i suoi primi giochi con il tutore piuttosto ingombrante che dovrà portare per diversi mesi dopo l'operazione, ma che gli permetterà, una volta guarito, di muovere i primi passi verso quello che sarà la guarigione definitiva.
con la flebo ancora attaccata al braccino, legato ad una stecca per permettere la sua funzione senza il rischio che la piccola peste, vivace e allegra, possa staccarlo. Ancora un po' e poi inizierà la sua nuova vita da convalescente nell'appartamento in Florida, che vedrà il piccolo e la sua famiglia rimanere per almeno 8 mesi ancora sotto stretta osservazione dei medici americani, che anche stavolta hanno operato un piccolo grande miracolo per il nostro guerriero veneto. E a Romano De Zelino, la chiamata di una telespettatrice che ha salvato, pensate, un gattino lanciato in corsa da un'auto. Adesso chiede di essere adottato e di ricevere naturalmente tanto amore. Cos'è successo a questo micio? Niente, stavo passeggiando qui dietro con i miei cani e ho visto una macchina fermarsi, è una cosa buttata giù. Siccome buttano sempre immondizie, pensavo fossero quelle. Poi ho sentito sto miagolio. Perciò ho chiamato il mio amico Paolo, sono venuta a prendere la gabbia a trappola, siamo stati lì un po' di ore, tante. Il gattino era disidratato perché con sto caldo. Comunque siamo riusciti a prenderlo. Se non ci fosse stata la signora Fiorenza, questo micio non sarebbe certamente qui. Lo avevano lanciato da un'auto in corsa nella zona fra Bassano e Romano De Zelino e la bestiola è già fortunata a non essere morta nell'impatto con il suolo. Fine che purtroppo hanno fatto molti altri gattini negli ultimi giorni. Purtroppo è una brutta abitudine di delinquenti che, cioè, io dico, uno non deve per forza amare gli animali, però se li prende se ne deve prendere cura. Per sterilizzare una gattina il costo non è che sia il costo di una pizza, insomma. A questo punto è d'obbligo un consiglio, perché si trova a gestire una gravidanza felina indesiderata. Darei un consiglio di sterilizzare le gatte. Adesso facciamo una conferenza con i sindaci, perché l'ASL non sterilizza più nemmeno le colonie. E lei capisce che dove ci sono femmine e nel giro di 2 anni diventano 200. Questo è il gattino che è stato salvato. Ci chiediamo con che cuore si possa lanciare un animale fuori da una macchina in corsa. Fiorenza sta cercando una famiglia per questo splendido gattino. Se volete contattarla potete trovarla al numero in sovrimpressione. E siamo in chiusura, questa sera alle 21.15 va in onda il film Merletto di Mezzanotte, domani domenica alle 10 la Santa Messa dal Santuario di Motta di Livenza, grande richiesta a partire dalle 15.30 la replica di Focus con la partecipazione di Luca Zaia che parla sul tema dell'autonomia. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.